scusate se pare io nudo, ma quello che vai a dire è assai importante e vi chiedo un massimo di collaborazione. E non mi interrompete però, se no succede come la vostra volta che mi scotto un bicchiaio di nudo. Certo no, per il dessert, come simpaticamente malignò Don Ruggero. Mi scuso per lui, Don Alfonsino, ma marito certe volte, quando scherza, pare che appena la gente. Io che conosco da tanto tempo che io non ci faccio caso, mentre lo sa perché è buono. La stata a modo nascita. Santa Causa, sì. Allora, faccio io, quale è la cosa più che da dire, faccio Alfonsino. Com'è? Guarda la rita a televisione, vero? Vinga, finalmente anche una luce, l'unico sbago che avevamo. A mia non mi è venuto un telefono fisso, figlia mia, ma ci vuole una bulletta con sto schifo di internet. Per favore, senza abbabbiare. Il lamentele, un'altra volta. Ringraziamo per il cavolo signor Rosso, che lo pare non ne manca. Perciò, sera per sera, siamo di media, non sentiamo parlare altri che di sventurati, calassi nei paesi d'origine, papa, ame, fa miseria, fa guerra e sbarco da Lampedusa. E su fortunati se arrivano a toccare terra chi veri proprio. Maria, che davvero, quando se ne annegano, lei non ne fa sto morsi panne che ne mangiamo ogni volta che ne vediamo a televisione. Che sull'aria, nuri, affreddati, neri. Ma che dice signora? All'occhio di Dio avevamo tutto lo stesso colore. Ah sì, allora perché ne ha fatta a cui gialla, a cui rossa, a cui verde? Ma per favore se sta zitta non mi interrompa. Possibile. Vedi che tu a finire di parlare, non pare agitare ad una cosa. Ma c'è una cosa, ma ho stato un ne. Chi è che fa? La legge garbata, quando è che fa? Quando la fa? Ma che fa? Chi è la legge garbata? La legge c'è su, Angiolina, è che tu non ne capisci di politica. Per regolare un fenomeno dell'immigrazione c'è su i legge. A chi è che ci trovano travati quando arrivano si spendurati? E allora i lassano, c'erano un regolare permesso di soggiorno, ma chi è che non trovano travati? Il rimbaggio, il rimanno, no? I nostri politici sa soluzione a volesse da trovarsi. Che sa pensano, sa ripensano, non hanno manco idili di chiare. E l'emergenza resta. Ma non sai che cos'è? Che c'è sempre qualcuno che ci va a mangiare sopra. Che si ho fatto? Però io dico una cosa, ma com'è che quando sanno a mettere d'accordo per mettere nei tassi, si mettono d'accordo subito di notte e notte e ne preparano una polpetta per l'indomani? Dopo sono subito pronte, eh? Purtroppo siamo nelle loro mani. Comunque, affrontiamo il problema dall'altro lato. Lampedusa è al collasso. Ogni giorno, dico ogni giorno, sbarcano sventurati da Marocco, da Tunisia, da Senegal, da Nigeria, tutte gettone, come ha detto la Presidentessa, trovano travagli e ottengono regolare permesso di soggiorno. Ma tutte le auge restano clandestine e campano ammucciate. Ma che sto tutte le ore, Maria Pescante, se mi ammazzano! Ma signora Rosa, noi ci si cascare i braccia, e non pensavo sempre a noi. Affrontiamo il problema. Infatti. Sono i nostri fratelli. Va bene che siamo tutti frati, ma allora che facciamo? Già sono niente e siamo niente. Rosa, finisci di lineare. Senti, tu non a parlare, pensa sulla mensa, non ti occupare di altre cose. Ogni tanto ho un capo sotto terra di chiusa. Parla sempre a sproposito, state zitta. Com'è? Posso continuare? Prego, prego. Oh, pace di Dio. Oh. E allora, da gennaio 2013, in base ai dati forniti dal Ministero degli Interni, sono presenti in Italia circa 4 milioni di immigrati non comunitari, circa l'8% di tutta la popolazione italiana. Insegata, ma non è una vera emergenza, ma ci preoccupate, ma è proprio una disgrazia, è altro che emergenza. Ma io mi scando, ma che stai per davvero un ammazzo, no? Signora Rosa, non so di brazzo mi fa cascare in terra, sei sempre... Sempre egoista, pensare sempre a noi altri. Pensare oggi, magari fratelli, magari non li vengono e di colorano da bene. Ma signora Carlotta, mi dicesse una cosa, in base a quali elementi ha fatto trasere la nostra associazione sta scombinata? Ma che scombinata? Rosa, scombinato! L'unica
disponibile. Rosa, però tu a finire se le a fare, parlare a Don Alfonsino, che poi si ascolta che tu vanno a dire, state zitta, chiude sta ucca, basta, stop, hai capito che non a parlare? Posso parlare? Ma prego, si accomodi. Noi oggi che cosa avevamo? Ciao! Bene, ma non hai detto niente! Federazione, accoglienza umanitaria, non mi scappò! E va bene, io stavo davanti, dai! E allora, dato che abbiamo messo su un'associazione che provvede a garantire impianti di pasta a copi fame, visto che raccogliamo vestiario smesso a chi se ne fa bonuso! Veramente tanto bonuso non ne fanno, perché io hai visto una vestinetta che c'è erato, una spazzatura. Ma guarda, che cazzo di te gialla! Che te gialla schifia! Ma che sta gialla? Ma una zinga, una di che dignità! Ma cosa di che russura? Visto che garantiamo un piatto di pasta come fame! A gente che non ha il travaglio, che non ha che mangiare, che campa negli edifici abbandonati, nelle case fatiscenti, nelle stazioni. Ma che stiamo facendo? Non sono le case, un po' una leva e poi non cosa le faceva. Ma io che devo fare? Ce lo dica lei che cosa dobbiamo fare? Calmatevi, non raggiungete conclusioni affrettate, basta modificare, estendere, che cosa? Ampliare la nostra già esistente fondazione. Perché non inglobare anche questi nostri fratelli che vengono di tanto lontano? Da FAO, Federazione Accoglienza Umanitaria, trasformarla in FAUSI, Federazione Accoglienza Umanitaria Solidarietà Immigrati. Ma che? I cristiani non avessero a chiamare i FAUS? Ma che sta scherzando? Non sono parte delle leggenze. E no, e no, FAUS no, sono al consiglio. Già su FAUS abbastanza. Sì, baronista, ho parlato, cubisco e stasera ci piace. E a me non mi piace, perché la faccia ci mettiamo in auto, avete ragione. A me non mi piace. E poi non mi chiamasse baronista perché sa che i titoli non mi piacciono, non mi piace, non mi chiamasse come ci piace. Le sigle, cara baronista. E signora, signora. Sono cose castracani, sono del bau, cau, babau, babu, babu, sono parole senza senso, sono delle sigle vuote, è il contenuto che conta, questo il contenitore sì. Che raccoglie i nostri sforzi. Perché non inglobare anche questi fratelli che vengono da lontano? Saremmo i primi, sì. I primi volontari sì, a occuparci dell'integrazione. Ma io ne sento, per me è una tagliatina in faccia, io non ci sto da una pozione, non mi dispiace, sa che sono sempre d'accordo con lei, ma solo non ci sono, no, i primi fa. Noi come volontari non siamo insensibili al grido di dolore che ci arriva da tutte le parti d'Italia. Bisogna intervenire, lottare, combattere! E anche se, mio garibaldine, ma che possiamo fare la guerra al risorgimento? Vittorio Emanuele, a Don Alfonsino ci fanno un baffo, ci fanno. Che è cattivo, è stato avviato, Carlotta. No, è vero, non è un rega, mi è baffuna. Allora, Don Alfonsino, a dire che come fare, forse. Oh, finalmente c'è una animata da grande volontà. Cosa fare, cosa fare? Non sono certo io e dico a chi può capire. Beh, è un attimo che dice lei, ma la uccuola. Il Signore è il nostro pastore, è Lui che ci guiderà. Il Signore. Da Lampedusa mi hanno mandato un gruppetto di marocchini senegalese che momentaneamente alloggiano nella parrocchia. Ma è che ci ho potuto morare in testa a tutti. E allora che volete fare? Ve ne volete disfare? E che su, qua siete vecchi. Oh! E le associazioni di volontariato a che cosa servono, signora Spampinato? Ma quando Spampinato, ma te l'hai chiesto l'ave con mia? Spampinato, Rosa Spampinato! E perché fa il nervosino, state quello! Che t'ha a fare, Siete volontari, metteteci sta volontà, spartite mille! Ma come sparte manella? No, è che su cioccolatina, latte, mantelle, che noccioline, no, Don Albozzino! Ma poi, noi altro, siamo abituati con un'associazione piccola, la potremmo gestire, fino a quando pensiamo a fare tanti che mangiare e poveretto non sanno cosa vuol dire, ma cali impegna nautro, Don Albozzino, così a capire, non è cosa ma nostra, che no. Vi preoccupate per qualche posto su vecchio? Ma se giungere qualche posto a mensa, trovarci in travaglia come chi è, un alloggio occasionale e poi si viene. Ma facile lei, scusate ma io non mi ci trovo, io me ne esce l'associazione. No, no, Don Alfonsino e io anche, i mariti ne lasciano. Aspettate, aspettate, è un passo del Vangelo. Un passo del Vangelo in cui il Signore incita i timorosi, i titubanti, gli indecisi, dicendo loro,
perché temete se il vostro padre ce l'aveste con voi? Era un Vangelo, e c'è scritto, poi, io sempre io a spingervi, a incitarvi. Abbiamo poi qui la nostra presidentessa, la baronessa Belmonte, Castagani, del Monte, degli Ulivi. Ma io? Ce l'hai detto tutte. Ma ha detto tutte, ma io no, però, don Alfonsino, io no, io non, non, non riesco, non, non è cosa. Salutavo. Aspettate, non venite, aspettate, non venite. Don Alfonsino, ma non è che io non, non sono in grado di poterlo fare, lei capisce? Ma che vuole? Le aria! Sta curri curri! Che è successo? E il mio raggio mi sta chiudendo la porta a questa, la buongiorno! Non chiudete la porta di Serenati! Perché un giorno il signore la chiuderà a voi! Ora me ne vai! Ma aspetta la parrocchia per il signore! Maria! Pace bene, pace bene! Ma cosa fa succedere? Sono così tu, eh? Io un mulo! Ma cosa ti permette? Ma la lunga per comune, ne ci vorrà la casa, ne ci vuole! Carlotta! Oh, ho vedi che lei! Quello osso per cruciare! Carlotta! Ha visto un manico e man... Aiuto, Ruggero, cura, Maria Curizia, abbiamo dentro la casa! Pici, venisse! Ah, sono! E fai poi, ora, con la piglia, chi sta con la piglia? Ora mi chiamo mulo! Non te lo schiacci! Io non so quanti! E ci vuole il bambino! Chi è da voi? Che ha venuto a fare? Che ha venuto a fare da sta casa? Che vuoi? Non ti scotolare però! Chi è da voi? E poi loro! Voi sono! Chi è da voi? Costanza! Gioia! Ha questa cullana! E no! Ma cullana no, che avete una fortuna! Sono contento di farvi violentare! Ah, sì! E d'oro, te capi, pigliati le mattine, pigliati le mesce, ma mi sta cullana. No, cullana, no. Che vuoi? Solo mangiare. Solo mangiare? Ma disgraziata tia, ma non ti ho detto prima che mi facesse pigliare un maligno. No, maligno, avere mangiato capo un culo. Che cosa? Parole. E poi, ma che cos'è sta manioca? Ma che ti pare che siamo in Africa a mangiare animali selvaggi? Sì, sì, Africa, venuto 4 giorni in Lampedusa, venuto Senegal. Senti, 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 ma è equivoco! È venuto in Lampedusa, a Lampedusa, ha sbarcato a Lampedusa! Oh. Che equivoco, imperdonabile! Ma allora clandestino, sta sentendo, Costanzo, sta sentendo! Che vergogna, che accoglienza di me! E sono una volontaria! E con giurici ora Don Alfonsino! E va bene, non capigliare così! Ma capito, magari sta chissà con tutto questo sentare amico! No, che non ha fatto spugnerate in nera! Ah, casi finalmente, già fa niente! Ma vedi che c'è! Forse non ti parlare! Io mi fa occupare! Avete dato asilo a un pezzente a mia insaputa! Ma che asilo è asilo? Un servo di colore, brave, ben fa tendenza! Ma che asilo, ma che c'era un marito? Ma vieni che ha chiesto, ha trasuto di contra forza e per aspettare a tia? E cacciamo! Non poteva magari violentare, non ha fatto! Va bene, sarà fatto se una volta con questa parte, sei fermi! E cacciatelo allora se vi dà fastidio! La... Chiamate, via Pelloni, chiamate la servitù, le guardie! Sì, l'arciere, sentinella, può chiamare, tu può capire che chi sta venuto in Lampedusa, sta tutto solo caino, ma fece con buona che si è presentato male, è un clandestino, ha capito, è un clandestino, uvire, meschino che è sciupato sul cappelluto, tagliato il cappello, e come è mio! Uvirtù, buon uomo, de culer! Ma che c'è spio? Uomo non culura, non è bene, che hai là, perché non è questa bene! Allora fanno sudare il pane! Oh, oh, ci sono gli avanzi del giorno dietro, oh. Mi raccomando, Charlotte! Ruggero, ma... Angelina Duzzaglio! E come occupammo? Ma voi non sai... Chi mi ha detto tu sarbaggio? No, sarbaggio!
più un culo, corona! Maria Costanza, e che rottura che buatte, ti ricordo che sei una baronessa. E per baronessa me ne vai, non mi vuoi dire. Come ti chiami, garçon? Io un culo, barone. È mia. Oh, e c'è un carcagliato, c'è un culo, sto disgraziato. Muro manca, barone. E a cucce manca. Ma no, tu capito male. C'è ma pelle culo manca. Ah, si chiama. Culo manga, si chiama culo manga. Culo delegato. Oh, lo sei, morto di femme, morto di zit, 4 euro con la merda, 4 euro senza mangiare. Morto di fame e sicco di siti. Mattia, ma come dovresti venire qua? Ah, qui è catagito. Ma poi dico, ma chi sto? Come parla in francese? Si permette di parlare in francese con me, che sono un blasonato. Tu savoir chi je suis? Tu savoir? Je suis le baron Castracan du monde de Sabine. Ma che ci conta, Chilo? Ma che ci conta? Cos'è tu? Ma vedi che sta morendo e famo sbendorato. E poi vedi che ho Senegal, che tu parla in francese, perché ho Senegal, la lingua ufficiale e ho francese. Non lo so. Parlo in italiano perché ti capisci meglio. Hai fame? Vene qua. Oh, ma mi con mia che te lo voglio mangiare, è vero? Ci sono gli avanzi. Ma poi dico, ma giù sui c'è la raccoglienza, eh? Come su? Non ho scappato. E allora? Uomo capitano nero, detto me, che dice certa persona. Lui ha detto pure, di mangiare, poco di mangiare. Ma non si, non parlino, c'è uomo capitano nero. E io, restare qua con barone. Beh, allontanare. Dire che sono con capitano nero, ti ha detto una grandissima minchiata. Senti, dire che io mi scordo che sono un barone, ci vuoi aiutare davvero, mi si dà il strada e ci faccio pure capire di lì. Restare con barone. Beh, devi, e allora, beh, un culo, vieni da chi? Beh, capito? Ho pensato. Ma è liberato qua, grazie a Dio. A un, ne scalonerò la chiesa, vero? Ma che scatolone c'è tu asse per supplanzare si asce? Te l'hai magari che la sputtuta ci viene. No, hai sistemato buono. Hai portato un campagnano mazzutore a cogliere lì. Ma ti tocca su tenne come guardiano. Ecco, vai il nero. No, vai e niente. C'è tu che sei un paiera io. Si pigliava in italiano. Scusate, tu. Ma poi a te come ti finirò? Io ci vai con la sotto, figlia mia. Lo sai che fece casino? Mi sono trovata l'Inps, la devo ricevere, la sensuta, marocchina, saporita però, sai? Ma io a silenzio mi schiaccia a buttare. Ma tu che dici? Con mio marito casa a casa? Perché scuidarci l'uomo a testa all'uomo? No. Già ci buttai per subito. Beh, figlia mia, un partito si è sbagliato, però io posso. Sì. Ma guarda per sapere le gallotte, mi raccomando, ah. Non ci fate sapere niente, le fate niente, No. Tanto pure zitto. Non ti preoccupare. Ecco. Non è che sia tutti. Ragazzi, casi, scusate che avevi già aspettare. Prego. Però mi stai portando un bellissimo nome da. Vero, scusa. Ah, volete sapere l'ultima? Mi hanno dato l'incarico di scrivere un bell'articolo sul nostro progetto, sopra la pause. Tutte ne stanno parlando, magari la televisione privata ne stanno parlando. Anche l'intervista mi hanno fatto. Sentite, senza disprezzare l'associazione, però sei i primi. I miei fausi che sono spazio. Venisse le battute cretine, perché non sai quanto lavoriamo nella nostra associazione. State zitta. Mi sai che cosa? Ho visto che sono gara, sono stato un buono, c'è la cintura, con chi era lì, spattivato, ma se fosse uno del cane? Addirittura, sì. Bene, ma fa piacere, auguri per Dio. Ma senti, ma perché non ci dici a tuo zio, se per caso, visto che era favorito a te, se per caso se mi chiesse magari... A cui, a un volo? No! Ma chi tocca quando che ha sistemato clandestino rogana? Non lo faccio più che ci ha voluto. Ma poi a te che ti mancano conoscenze, che ti confondi a fare tu? Angiolina, ricevi tu come si fa, va, io ora me ne gira, arrivederci. Ma perché teneste? Sì.
Ciao, arrivederci. Perciò magari tu allora sei stemato, la marocchina è la tua. E ti ha tenuto tutta mucciata e niente ha saputo dire, vero? E tu che? Quando sono, no, sono contenta, dai, sono contenta, io. Sono contenta per te, sono contenta per Rosa. Ma troppo contenta, che felicità che mi hai! Ha sistemato tutto lui, che felicità! Felicità, felicità, bicchiere di vino, che un bonino, che ne si fermava ad andare lontano. Ma te l'ha chiesto, una leone che caccia se vorrà passare a cantare. Ma dico io, ma che ci ha insegnato? Ma come che ci ha insegnato? Cavi ragazzi, senta la musica riornata, perché mi vedi a Guendalina, ci ha dato Iri, ci ha dato l'iPod, ci ha insegnato a cantare, a suonare, se senti canzone si è imparato subito. No, visto, perciò punta, ma come ha fatto tu a non rimanere intattata, non tu tutta mucciata, come si stai mai stata? E poi, magari tu vai a sistema, queste cose, Brescia, non si navire, Brescia, navire, Brescia. Che Brescia c'era, maledetta primavera, fatta un euro, per tale cosa. Sta cercando soldi, un euro vuole, un euro. Ma chi è papà Gassi, che un euro? Chi non parla francese ha detto basta un euro. Vuol dire basta un'ora, dentro il francese. Ma quanta intelligenza sto caruso, subito si sta insegnando tutto cose. Capisce tutto, è sveglio, intelligente e capisce tutto. Batta un euro, maledetta primavera. Ma ti va l'ufficio. Ma il papaiato, cosa che c'è? Ma io dico, uno che sta in Africa, lontano dalla città, ma sta intelligente, uno sa sviluppo. Ma senta, ma chi è? Un animale, una pecora, un animale? Ma manco da punta a dire queste cose, è un cristiano come a mia, tia. Tu capisci che è un cristiano come a Neauce. Ma tu allora che sei razzista? Io? E fai a volontaria a pause? Mizzica, ma sembra criata ignorante a restare sta magari che avevano toccato la casa! Criata ignorante a mia via, che figa di sentiano dentro! Fino a che nasce perché ti mangiare sto con barone! Ah! No, chi sta non dava tu, no, a mia dimmi, razzista! Una volontaria della pausa! No, 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 mi ne vai! A cui senza pressione! Aspetta, ma che cazzo te ne vai? Non te ne vai! Non te ne vai, che poi non hai sentito malità licenziata, tu che non sai manco come mangiare! Aspetta, non ti ma tu ti rendi conto di che situazione mi trovo? Tu capisci che situazione? Che cosa? In che situazione sei? In che cosa? Che poi con tuo sogno, ma non lo vuole carino, lo sai, non te ne fa pena sia sto povero cristiano, Vittore che sentere, io caccio paghio carincia come una palla pazza e sbatto come una niura, pena che mia non ha avuto mai, e ora sto niuro ci fa pena, ma amico io, ma che sentere? Sente, ma perché non ci ha buttato a prima sera? No, facino, da, la sacristia, come feci io? Ah, sì. Così facesse tu? Oppure, lo sai, ho potuto buttare o come due cappuccini, che hanno sempre bisogno di un uomo di fatica, oppure buttare un asciuttino. E che c'è asciuttino? Non mandare petai, ce la stava a Peppino. Angiolina, ma ti vuoi rendere conto che questo povero sbindurato, se io non riesco a giocarci, già vagliulo, un remano nella sua casa, un rimbagino! E che c'è di male? Che c'è di meglio la propria casa? Se ne va la sua casa, se ne pensa. Fino a quando, figlia mia, non accontentavamo di fare di che mangiare per pure le nostre anica? Boh, magari, ma vuole bene, no, tu capisci? Lo sai che ti dico? A Benedillo, a Dottedillo, a Bastamia non mi sono mai adesso. Vattina, va, vattina, fa volontaria chi sta. Vi ricordano più tardi, tu te ne sai il nome, ma perché guardavo sotto a studiare, ma ti pare che cosa arrivano a fare? Ma come a studiare? A materia da dare, ma che è la teoretica? Ma io rado, ma sei ma non è l'hai a testa quando ti bacio? Vi dico se è un divertimento con Daniel a studiare il latino. E vi dico un culo, c'era tuo tablet mio, attenta perché io sfascia. Ma perché c'era tuo tablet? Ma tu c'è un quello, attenta. Ma che ne ho, ma tanto scarmeniere, che cavolo a fare io? Ma no, tablet? Tranquilla. Ciao Vattin, chi sta rimproducendo pronto? Non c'è passata, ma che ci sta insegnando a questo? Io ci avaglio, vedo che ci sta insegnando tu, ci insegno io. Ma perché mi può fare tu, Ari, tu sta dentro e ti sta fanno... Mi, che da fare? Pulito tutte le sciambe. Tutto? Sicuro? La cucina, la cesse, come vuoi comandare Angiolina.
Angiolin, Angiolin! Oh, ma sto conferenza, ma mi ha mangiato la piatta assieme tutto lui! Ma che male, signora lo sciscio la mia! Ha caputo, ma l'ha nucato! Come tutte, perché sono più da me via! Poi cara, io sono via, insomma, se mi ripari e cazzo, usa così! Ha caputo! Ma, questa conferenza! Bene qua, vedere cosa fare, bene qua! Carlotta! Che c'è? Ma dimmi una cosa, ma ta figlia che fa asciuto? Ma ora, non ha visto che asciuto? Ma vedi che ci sono due cose là scumucchiate, che capite, incizzate come i riani, che parlano tantinina di carcarazza. Ma da figlia, ma chi tu una conferenza a ste malandati? Ma sui colleghi so, e poi se capite fatto così su i rasta, anche su lì che stanno succedendo in questa maniera, e poi lasciano stare, usai che uno richiesse, viene che la cattiva da fare parlare in questa maniera, vedi che ho figlio un rettore, eh? Usci tu l'università! E io che hai esecutato sempre, come potevo dire prima? Beh. Ma comunque è venuto. Angiolina, unghia bianca, quando è che avessi aspettare per lavare i miei peli? L'acqua per cazzare tutti e no. Due. Aspettasse, barista, di che pacienza, ci sarà l'ultima spiegazione a un culo, capito? Ah, tu, terno pigliasti che è venuta sua, tutto quello che avessi da fare tu, ci fa fare io. Oh, ma io... Fare una stanza di tuo non è che avessi ascoltato dai brocchi, capito? E cerca di muovere, che io sto aspettando la duchessa in Ginevra, che magari... a una riunione di beneficenza, mi raccomando, muoviti! Ma di che pacienza ora viene? Cavolo! Quando tu vira a Barone, io Barone, vieni che tu a salutare, sei educato, figlio mio, hai capito? Ma di che educazione? Chissà, c'è un poco di... Savoir faire, madame le Cicero! Come ha detto? Madame le Cicero! Mi ha detto signor lo Cicero, ma che davvero posso vendere gente! Ma dalle, finché ho piatto d'argento! Vedi che ora a pulziare buono, ma a scicare, figlio mio, a fare diventare lucido, lucido, come un culo di Monaco. Ma l'ha lucato, ma che cazzo è con la casa di Barone, che deve essere con la foresta, ma che è? Lucido, piatto d'argento, come un culo di Monaco, così detto me, Barona Costanza. Ma io non ho detto, basta tanto io non lo farei. Oh, oh, oh! Tu! Avete Angiolè? Mi pare corretto, no, avete. A più Angiolè, non dico come sa. Mi folgo! E che? E come ti parli? Pezzo di neuro selvaggio! E usai con questa parranza? Usai con questa parranza? Tu! Perché le baronche strachenne di un mondo salivano. E ricordati che io sono un blasonato, un aristocratico, un uomo colto. Io conosco quattro lingue, italiano, latino, francese e siciliano. E tu così, africano, un culo neuro per giunta. Senti, parla con siciliano, vediamo se noi non ne potremmo capire. Hai visto Angiolina, hai visto Angiolina? Oui, avevo parlato al cinema con la mia. Carito! Senti, detto non ha parlato in francese! Bene! Si ne aiuta un cinema con un'amica! Ah! Oui, oui. Ma sta bagascia! Dalle! E noi ci poiamo, ma hai caputo! Senti, come ti chiamo? Un cuolo! Prima una cosa, cercavi i bocci, hai visto i bocci? Onde sono i bocci? Che c'è un duca lambetto in giardino che mi aspetta, che mi aiutare, onde sono i bocci? Ma che scherzo è i bocci? Le fa comprendere se le parole, i bocci, che scherzo è? E come c'hai a fare capire a chi sono sto pezzo ignorante? I bocci. Le buate! Ah, buate! Oh, oui, oui! Oh, finalmente! Ma quanto mi capirò! Quelle sono le boate. Perché non ti usci munito che è boate? Boate, ma Se gli ha detto boate. No, ma va a te.
Martini, buono. Costanza, prima una cosa, mi pocci in francese come si chiamano, che a questo non possiamo capire, né siciliano né in francese, i pocci, come si chiamano in francese? Le bulle, forse le balle. Ah, sì. Moro le sulle balle. Siamo visto. Ah, le bulle allora. E un sole il bullo barò. Ma dalle giardene. E Folco, che gridi? I bulli, i balli, che sono tu a perso. Ma fa. Ruggero, ma che singuranti, perché le bulli sono le bocce, ma niente da insegnare in Francia. Manco tutti i soldi che ci hanno appizzato, ma com'è che io pensavo di buttare in trama a casa? E ci vado tutti i mobili spostati in gola. Ma muore, ma ho da mettere a mezza stanza. Ma che fa, ne stiamo trasferendo? Non ho pensato di pulire tutte le stanze e di imbiancare tutti i muri. Tu contenta parola? Ma che contenta? Ma che ti ha comandata, tia? E poi, tutti i vestiti miei da aiutare nel giardino. Oh, a non credo che ti volessi dare a binare peccato. Dudu. Vili bene con la pala, cosa che capita a niente cose, scrivili nei giornali. Ma come portò sta andare a canivra? Usaggio. Du cornuto di paginazzo lo hanno il tuo sacramento. Du una cazzo stato. Uomo un capitano nero, è un ragazzo. Oui, io vorrei vedere lui. Lui è buono, lui ha detto a me venire in questa casa e ha detto a me di mangiare beaucoup, tanto mangiare. Lì, ma sarei disgraziata io che andò qua a tutti e soprattutto a Scimunita e mia cognata che si fece fottere. Dici, Scimunita tua cognata, che si fottere da tutto il mondo. Ma che contenta, ma tu vedi che queste cose non le ha a dire, ma cognata Scimunita non c'ha a dire. Oh. Se hai detto a Barona, ti dire pure un culo per fare contenta. Ma vedi che io posso ridere, e tu no, tu tutta sta libertà, non te la puoi pigliare ancora. Niente libertà? Io non essere libero? Non dire quello che tu dire. Tu, Barona, essere libera e povero culo schiavo? Io vengo da Senegal. Per essere libero! Vedi, ma vuoi che ti ha detto che non sei libero? Ma vedi che tu all'auto c'è la libertà! Prima che l'Arcangelo si mise, oh! Ma senti, senti, culo, senti! Vedi che mi auto, in Italia, a schiavitù manca che non scemo! Vedi che mi auto, la civiltà ne arrivò, quando mi auto ancora c'è paura come animali! Ma vedi che tutti uomini liberi, siamo così contenti, non piangere! Ah, con questa si capirà, non credi di mia frate che si fa comandare i sanguigheri! Con questa si pagare un culo, credi di mia frate! Scimunito! E più ne so che papà ha capito che non ti posso trovare, che schifo! Scimunita barona! Ti dare sempre un muro! Brutta, sporca, bianca e buttana! E luce alle stelle! E dolezzava la terra, entrava in la fragrante Micadea tra le braccia, oh dolci baci, oh languide carezze, svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato. Oh, ciliebre! A così mi venivo disperato! Ma perché? Se avessi restato qua, invece di ir appresso i ballerini, tutto sto sconforto non avessi tu, che causa dei suoi mal pianga se stesso. Ginevra mia cara, noi lasceremo, la vita uniti trascorreremo. Cuttia, ma sì, pazzo! Ci pensavo tu prima! Per visto scecco e volevo ciccarmi i capistri, non volevo. Ginevra, mia cara, ma come ti trovo bene? Ma che ha fatto amicizia con qualche chirurgo plastico?
Se è un complimento, lo accetto. Ma se è sfuttenza, vuotele tanta mogliere, va, capare i miei maci. Sono venuta per Costanza, non c'è? No, no, Costanza non c'è, ma ci sono io, se vuoi. Come vedi, mi sono dato al canto e alla scherma. Vuoi che ti dia una dimostrazione delle mie prestanze? Come vedi, la voce ancora mi tiene. Eh sì, sulla usci però. Perché per il resto non c'è che prendere. Ma io mi ricordo di un giovane ardimentoso, col vento sempre in poppa. Bei tempi! Ero io, c'est moi! Compliment, che bella memoria che hai! E ora che fascisti? Ammainasti le vele? Oh, ero da così focoso e avevo tu scueto e ti spartevo tu già mia e loca ballerina. Facevo un corpo a tutti e un corpo in bagno. La jeunesse, mia cara, la jeunesse. Ma se tu dici, potremmo fare un salto nel passato, tanto per rinverdire la memoria. Ma chi c'ha a rinfrescare? Addio sogni di gloria! Ma ora mi sta venendo un dubbio. Sì. Sei eri tu o Eraldo Brando della Rocca o Filippo della Valle? Tuo cugino. Ma certo, ma dopo tutto questo tempo, come faccio a ricordarmelo, caro Luigi? Ma potresti toglierti ogni dubbio. Dimmi l'ora, come e quando. Ma come a fare a duello? Ma figlio signore, ma mettila! Ma io ormai guardo verso altri orizzonti. Oh. Mi dedico solo al mio prossimo. Se ben ricordo, anche allora, mia cara, nessuno ti era indifferente. Ma che ha capito? Io mi dedico solo alla beneficenza. Magari. Ma non mi dire, ma che tristezza! Ma vedi, magari tu hai poco su mezza testa di parrino, no! No, 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 io chiesa non ne frequento perché non ho niente da farmi perdonare. Brava. Tua sorella Costanza mi ha coinvolto in opere di beneficenza sans frontiere. Ma una volta che siamo sole, come non va a passare il tempo? Sai, i nipoti non meritano niente. Ma ci sono sempre i fratelli. Peggio, talia meglio e strani che capace che un posticello in paradiso. Ce lo accaparriamo. Ma senti, Luigi, ma visto che ti sono safilo, invece di aspettarmi, ma che fai, ci porti tu una picciottetta che te fai sorbizza a voi altri? A sguatterina? Sì. Ma certamente, vieni con me, Ginevra, vieni che ti accompagno. Permesso? Prego, don Arcosino, si accomodi. Stavo per prendere il libro. Prego, si accomodi, l'aspettavo. Baronessa, lei mi ha fatto chiamare l'urgenza. Il momento è difficile per tutti. E se non eravamo una mano? Beh. I centri di prima accoglienza sono indecenti. Manco cuccia piccane su buono. Ma ero fatto carico di un gruppetto di 13 immigrati che avevo spattuto ai volontari. E 12 mi hanno tornato a retro. Io ci dicessimo apostolo, guarda caso ne arrestò agnauci grazie a mia cugnata. Però non si fa così, don Alfonsino. L'ultimo casolato. Non sapi chi duca cammina. Fa tutto chi duca ci passa per la testa. Punta mobile, sambira a tutti i bagni. Oh, ma chi sono abituato a una foresta? Certo, spazi aperti, grande spazio, una cultura diversa. Ma che pulisse questa sarra di casetta? Pace Alfonsino, sapi che ci dico? Portate via la pasciocca, che andiamo anche a spaziare. Eh no, e come faccio? Manda dare una mano, Io mi appena posto un buon cuore, baronessa Castracane. Padre Don Alfonsino, che se c'è una di buon cuore, è solo mia cugnata, ma solo di cognome però. E poi, non mi parrassi di beneficenza, perché in queste cose gli altri nobili, semi i primi. Ha mai sentito parlare dell'associazione Beneficenza Senza Frontiere? No. Ebbene, gli do una notizia. Io ne sono la presidentessa, ma che dico, l'ideatrice. Davvero? Certo. Quanto è grande il cuore umano. Che notizia. Non si commuova, la prego, non si commuova. Ora le do un'altra notizia. Sa quanti proventi abbiamo raccolto io e la duchessa in Ginevra per i tigri do Bengala, per i cacatua dei Molucchi? Ah, e poi macaco del Giappone, no? E i tigri do Vengiatore, mango? No, ma
per chi no, però i ciccarelli sardignoni sì, perché questi sono in estinzione. Ma sta beneficenza che ha fatto allarmare. L'uomo in primis, Dio ci ha creato fratelli, sì. E tale ne ha visto ma comportare. Verrà il momento che in cielo pareggeremo i conti. Ma che conti? Caso c'è qualcuno che ha visto risarcire a Gnaugio, fu suo padre eterno. Dopo ha fissare la capisci, ma nonna Costanzina, pace all'anima sua, quando si fece fu, io non posso dire, quando si intestò il palazzo Belmonte a un suo predecessore, venisse cagnaccio con questa beneficenza, non mi avrei andato in paradiso, ma non solo io, ma per tutta la discendenza mia, padre Alfonsino, quando ci vuole. Al ladro, al ladro, mi hanno derubato! Mia. Le asce, le pugnalò, le corazze! Ma se su... Tu, no, manca tutto, la sala è vuota! Ma che avete fatto entrare a mia insaputa? Don Alfonsi, ma per caso lei... Non si permetta, No, dico, per caso lei entrando ha visto qualcuno che si intrufolava? No, non ho visto nessuno. Ma vi dica, non si è intrufolato! Ma che ti pigliaste un colpo di sole, il capo di calaggio? Non ce n'è stata, capito? Ma tu ti non vuoi sentire io? Io a saluto, a rivederci, oh, mi saluto, a cantare. Ma per caso che avevo qualche riunione, me lo sono dimenticato, lì qua. Di testa, ma invece di pensare a riunione, perché non stai attento alla sala dei cimeli? È vuota! È vuota! È sparito tutto, sono stato derubato, defraudato! Il rinoceronte del nonno Ruggero! Il cervo cornuto dello zio Riccardo! Il falco dello zio Bambino! Io ho papai adoro zio Peppino! A finirsi nelle minchiati! Oh, mi scusi, con mezza testa, mi scusi, ma mi fa scappare, ma per finisce le fare queste sceneggiate? Ma perché si fanno così? Non lo sa pigliato! Su fora, non giardino, guarda l'uso gli sta puliziano! Ma questo che questo? Questo, certo, questo! Ma dico, perché? Perché si è pigliata la libertà di intrufolarsi tra le mie cose, i miei arazzi, i miei cimeli conquistati e il sudore! Oh, Dio! Ma chi è che hai? Ma chi è? Chi hai? Mi guardi, ma tu non mi capisci, ma io mi sento svuotato, svenato, violentato! Squartato e spintazzato! Ah, finisce le vino tutte queste scemenze! T'hai detto che Ocaruso ha portato fuori e li sta puliziando! Ma manco un ringrazio che ci paghi il gratis, se manco si fa pagare! Gratis ci paghi! Ma perché non lo sai? Beh, veramente, io, Don Alfonsino, io non so mai niente, in questa casa non mi fate sapere mai niente, sono l'ultimo a sapere la cosa. Bene, bravo, il garçon merita una ricompensa. Guarda, finalmente, domani compri le zappa e piccone, così potrò dissodare l'ortigiano. Orsù, fagli a dare la lieta novella. Ma barone Ruggero, che insulta all'umanità. E che ricompensa è chiesta? Un buon lavoratore saprà sicuramente apprezzare, io dico, ne sarà felice. Sicuramente! Felicità, felicità, un bicchiere di vino, mangiare un bonino, lasciare un biglietto nel cassetto. E tranquilla, questa da sembrare... Un capitano nero! Io vorrei vedere te da tanto tempo! Tu sei bello, tu sei bravo! Che amoroso! Sei contento di stare qua? Sì, che fai? Sì. Che sta lucidando un piatto barone? Sì, sì. Ma lasciami stare la tonaca. Beh, a storia ci fa impressione come sogno vestuto, vero? Ma tu monaco, vero? Monaco? Sì, monaco, padrino, come ti piace. Ma lasciami stare la tonaca, non credo che... Ma no, ma no! Impressione, come è vestuto! Che è l'amore? Ma Cattariano, vorrei vedere se il culo d'argento è lucido come il tuo culo. Ma che fai? Se ne è andato che fa, sono io uno sarmaggio, mi vado a picchiare. Prego, prego, Don Alfonsino, prego, si accomodi. Un attimino di bontà, Angiolina, quando c'è lingua si porta qualche dolcino. Angiolino, porta qualche dolcino. Angiolina, c'è qualcosa? La scivola.
Ah, certo, signore, subito qui, allora, ma qui c'è? E qui da piazza? Subito, ma si tua parte, ma tutta tutta, che angiora? Ma che ci va? Don Alfonsino, ma lei si immagina perché io hai fatto venere, vero? Si immagina, ci hai scommattuto, Don Alfonsino, ma alla fine ci ha rinasciuto! Angolo, non te ne è! Oh, Deo, gracias! Tante pregliose il cammino, tanto grande sarà la ricompensa divina. Che so parole essere in cielo. O sape, mi sento con cuore in subbuglio. Che saccio, ma che sarà? Gioia, forse? Il piacere di dare agli altri è una gioia che non tutti comprendono. Vero, vero, come dicevo, sia. Però non tutte veramente capiscono, perché ci siamo troppo egoisti e non facciamo altro che parlare per fratellanza, per umanità o prossimo. Ma che so, infatti, solo parole, solo parole. Mo sa perché è sembrato questo Caruso? L'ho fatto accettare che la mia cognata e mio marito. Ma io quanto è bravo, ma quanto è amoroso, quanto è servizievole. E quanto è generoso, Padre Alfonsino, sai? La voce ieri, mentre che io cantava, rose rosse per te, lo sai che ha fatto? Che bacchetta un bacino! Bravo! Ma quale? Io spero che ho tutto lo giardino mio! Io che gli tenevo, non sapevo come! E da fa! Ma quale? Ha visto che tutto cose tagliavo da, rovinavo tutto cose, ma che mi fa? Fai cose le piccine, è troppo ingenuo! E poi lo sai che fa? Usa perché è sembrato nell'assa magari bigliettina amorosa, affettuosa, nell'assa i messaggini, come fanno vero, vero. Ora sape, e allora io l'ho visto, che io non sono bigliettina, mi fa lasciare, mi lasciano tutti i posti, per dire nel ringraziamento e cose, quindi è riconoscente. Allora legge lo vince che non c'è, ma non c'è, io è asciutto, se ne aiuto in piazza, e aiuto con una picciottella di colore, no, insomma, ma non ricede, come se non avessi e certo, quanto vero si sta integrando, i giovani così vanno, si integrano. Aspettate, che chiama Ruggero? Sì, chiama Ruggero. Ruggero? Caro Ruggero? Sì, mi è chiamato. Ti ho chiamato? Sì, sono in presa. Sì, ti vorrei vedere in presa. Niente, volevo approfittare, non è cosa che uno sa fare, però io so già che casa in famiglia, che fa? Fai fare, fai leggere, fai leggere le cose che manna. Un ammesso, ma quanto che non la sa? Ah, ecco, ma che testamento? Ma che testamento che ti fare? Ma non sai che ti fa testamento a te dopo ascoltare? Ma il caso dopo ci sta a dire il caso, vero? Allora, lo sa quando Rizzo sta sì, a prima Mattia? Mia, barone, bravo, fratello. Barone, io volere bene te, perché non cattivo come sembrare, ma quando è ingenuo. Quando dici capone e marrano, capire che dire per me per diventare educato come te. Bravo! A voglia quando si è arrogato! Quando mi fai carriare i pece dall'orto, perché ce n'ha fatto carriare i pece l'orto, tu fare per me per rinforzare la catina. Grazie barone! Ma che bobo barone! Ma che ha caputo tutto? Barona Costanza, anche a te volere bene. Tu mi hai insegnato a pulire casa, lucidare a gente, lavare i piedi. Tu volere che lavare sembra in culo? Bravo! Ma che faccio? Io ma sono tutta riservata! Ma che ma caputo? Ma zitta, ti ha caputo, scimonita! Ti ha detto vuoi da lavare i piedi, sì o no? Un culo da lavare i piedi! Anzi, meschino, cadi là! E capisci un già. Ah, magari con mia, no. Era il caso. Barona Carlotta, volere bene te perché tu dare 2 euro al giorno per comprare cioccolatini e cirugno. No, qui c'è cata da zappa. No, io la carrone c'è cata. Ah, e la 2 euro. Tu non tanto scimunita come dire Barona Costanza. Scimonita mi dici? Ma penso che ho grazie perché sei signorina, ma non ha capito niente, tu capisci. Ma di più volere bene Gwendalina. Che c'è la figlia mia che ti ha insegnato a leggere e a scrivere. Lei ha insegnato a me fare cicchi ciacchi.
cicchi ciacchi. Ci ha insegnato? Ma chi è su cicchi ciacchi? Cicchi ciacchi, guarda, mi sembra un ritmo risalente al tempo di Federico II. E mi meraviglia che tu, Charlotte, come ex ballerina, non lo conosca. Ma io sto tempo non è che ancora ben asciuto. Ma per caso ci ha insegnato tu a ma figlio Guendalino? Io che ho visto i tempi ballare con Mattia. Però, caro fratello, dimmi, questa volta ti devo contraddire. Mi pare che questo ritmo risalga al Guglielmo il Malo. Ancora prima? Certo. Oh. Ma l'ho conosciuto, no. No, no, non ero nata. C'è bisogno che fai tutti i battute gradine. E sentite, a no, mia, questo fatto non mi convince. Ma quale fatto? Sto cicchicciacchi, che caspita è. Perché sentite che cosa c'è scritto qua? Lasciate perdere il ritmo e lasciate perdere antiche danze e medievali. Ma che e sentite, ma c'è mai parlare! E meglio! Io e Gwenda, senta qua, tu senta qua, io e Gwendalina contente di fare sempre cicchicciacche la notte quando vuoi dormire. Che cosa va la notte quando dormiamo? Che fa con una figlia Gwendalina quando dormiamo? Io ho giocato a balle ballette, chi è su cicchicciacche? Ruggero, mi sta sentendo? Che fa capicinita? Ma stai capendo giusto? Cicchicciato con ma figlia! Delinquente, delinquente! E come morisse di fare un giasso da sto piazzone in un razzo grigio? Sempre per scutare a sto mezza testa di parrino! No, non si permetta, io vado! No, l'hai messa Don Alfonsino del cazzo! Se vuoi cazzo! Charlotte, ti proibisco questo linguaggio scurrile, non degno di una baronessa. E che cavolo? Tu non mi proibisci niente, cretino, paginzordo, o pigliolo, o scandolo, con mia figlia va a fare i cicchicciacchi. Perciò, con tante belle picciotte, niure, che c'è su, e che c'è comunicare, e che c'è comunicare, per bene, giusto, giusto, con mia figlia va a fare i cicchicciacchi. E non faccia così, non faccia, calmi, il Dio l'ha messo alla prova, come mise alla prova Giacobbe. Ma che c'è? Ma che ti era per curare? Ma che prova può fare un collega se mi ha cogliato la parola? Si calmi, si picciotti si volo. Vedremo come benedire questa unione. Ma che benedire? Ma se facesse benedire lei invece di raspuggicare ai femmini l'auge? Ah, ma c'è Don Alfonsino! Complimenti! Tu l'avevi usata per una ratta figlia, tu invece la vita sembrava essere nei tropei e nei gemelli di famiglia, tu ci avevi da pensare ratta figlia, facci in sordo, o piglio lo scannolo! L'offesa si laverà con il sangue! Bene, ma a me la spada dello zio! Lascia perdere sta spada, può ammazzare! Che fare? Io sfiderò un gulo a duello! Ma chi ha? Don Alfonsino! Lascia solo la padrino! Disposto a farmi da padrino? Sì! No, non posso! Un signore come me, con un servo, non è possibile! No, questo non vuoi! La grassa te lo impedisce! Nominerò il mio vassallo, Don Ciccio Lorbo, darò a lui l'onore delle armi, finché qualcuno dei due morirà! Ma che Battiste! Ma chi ci ha mandato Don Ciccio Lorbo? Ma chi non ci viene a mancare su me? Ma come finisce la questi pupiani? Che cosa sta spada? Che mi pare sto tornando furioso, assessiti va! E tu Carlotta? Invece il lieno beneficenza a prezzi e parrini, puta auto te ne ratta figlia, capito? Picchi per mia, gulo e non c'è. Sì, anche per me, è solo un vile marrano. E non è capace. Perciò colpevole che vorrà ma figlia. No. Ma figlia vorrà colpevole, vigliacche tutto lui, frate solo, perché vengo con me ne sa da fanno così a te perché te la vedi bene, a te perché te va pulizzando tutti i giambrusanti che si caia nel suo salone. Don Alfonsino, ma come? Ma dopo
con tutto volontariato che hai fatto io, quanto tempo hai sprecato, ma così mi ricompensò Padre Eterno in questa maniera. Ehi, progetti di Dio, noi certo non li conosciamo, figlia mia. Ma che progetti? Né progetti suoi io, non ci voglio giusto. Ci dicesse per subito, Padre Eterno, lei non c'è più, io per più conferenza, ci dicesse che a mia, ma lasciare stare nei progetti suoi, non ci voglio giacere. Ma te ne chiamo a te, figlio, vediamo che cosa hai fatto. Guendalina, Guendalina, pure che scinne, Guendalina. Ma che c'è che mi facessi scantare, un ritmo mi facessi mettere, come che era? Ah, cic, cic, cic. Ma chi è che parla? Ma chi è? Sta ballando? Ma chi è? Sto per ballare? Ma che cavolo è sto cicchi ciac? Ma se si è accettato, io che ci posso fare? Ma chi era, secondo Dio? Cic ciac. Ma è un ballo moderno? Ma non c'è tu ora su ballo moderno? Ma chi si è accettato, la zia della scavetta? E si ballerina. Maria, che equivoco, che tu me n'hai! Perciò è un ballo sto cicchi ciac. Ma allora per davvero, signora, mia mamma sa.